Lei comunque prendiamo Sì. atto che ritira Quindi prendiamo atto che lei ritira lo 018-0100. Noi stiamo votando adesso il 18.01. Va bene? 18, sul 18.01 e invece avendo... Su cui c'è parere contrario del certo, relatore perché del... è stato riformulato dal governo e è stata ovviamente una formulazione concordata e quindi a questo punto, essendo l'emendamento successivo, ritiro questo emendamento. Quindi lei ritira il 18.01 e il subemendamento successivo. Benissimo. Quindi adesso andiamo a quello della Commissione, il 18.01.00 della Commissione. Pareri sono favorevoli? Ah, Sarti, prego. Favorevoli. Nuti, poi Sarti. Grazie Presidente, per spiegare anche la natura di questo emendamento importante che stiamo per approvare. Serve per risolvere un problema immenso che esiste attualmente nel nostro Paese ed è un emendamento destinato soprattutto alle forze di polizia e a tutti coloro che appunto operano nella sicurezza per i nostri territori, perché purtroppo anche da servizi televisivi che sono andati in onda in questi anni, noi avevamo e abbiamo le questure che sono destinatarie di beni immobili sequestrati e confiscati alle mafie che appunto a loro volta mettono a disposizione questi immobili per i poliziotti, per coloro che poi si trovano ad operare in quel determinato territorio. E a Palermo ad esempio si era creato uno scandalo immenso, avevamo più di 40 appartamenti che o erano occupati abusivamente o erano vuoti perché non c'erano i soldi nemmeno per ristrutturare questi immobili. Allora noi stiamo dicendo una cosa molto semplice, questi poliziotti che ovviamente vorrebbero loro stessi provvedere alla ristrutturazione di questi immobili non potevano farlo e allora attraverso questa norma noi semplicemente stiamo dicendo che le forze di polizia possono, i soggetti destinatari di questi immobili possono provvedere autonomamente alla ristrutturazione di questo immobile e andiamo così, disciplinando bene l'emendamento, a evitare altri problemi e davvero a risolvere delle situazioni incredibili che si erano create. Questo è un risultato importantissimo che secondo noi doveva essere anche previsto in precedenza e siamo felici con questa nuova formulazione trovata dalla Commissione di dare una risposta a 12 anni di calvario delle forze dell'ordine. Grazie. Ringrazio, ci sono altri interventi? Non mi pare. Quindi 18.0100 della Commissione, il parere è favorevole, dichiaro aperta la votazione. Totaro. Bene. Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro, Totaro ha votato sì.